insomma, non sono proprio adattissima a suonare le campane, diciamo. Però sì, era un'emozione che non mi potevo, di cui non mi potevo privare. È una campana molto vecchia, questa, capirai, sarà diventata anche sorda. Quindi. Ecco. Comunque siamo sempre al Castello della Fioraia, in quel di Subbiano. Ci avviciniamo al pozzo, Piero, perché per la nostra rubrica Retinamente, tra l'altro, un pozzo datato metà del 600 più o meno, dai. 1656, ecco. Quindi. Appunto, perché voglio raccontarti una storiellina dei matti di Cello, e si chiama appunto La Luna nel Pozzo. Ah, ecco, quindi insomma siamo in tema. Siamo in tema. Siamo in tema, perché. Vai. Le sere un erano tanto noiose nei piccoli paesi di campagna, e Cello aveva tanti buffoni un po' matti. Una volta dire buffone a uno poteva essere anche un complimento, perché facevo ridere e tutti gli stavano intorno. Raccontavano le novelle e tutti l'ascoltavano. Tonio raccontava che una sera dopo cena, a casa di Menco, si sfogliega le spighe di grinturco nell'aia grande, perché la iva mezzo con Nando. Era una luna piena che si poteva arcattere anche i semi di rapo, che sono parecchio biglini. A sfogliare il grinturco c'erano tutti, ma più di più i giovanotti e le citte. Erano le poche occasioni per trovasse e zurlere e un po' per toccasse. Ecco. Bippino e l'Annunzia, per disse due parole, andonno al pozzo, che era due passi, sempre nell'aia. S'affacciò al pozzo e fecero un vercio. Oh, venite qua, venite a vedere, c'è un'altra luna dentro al pozzo. Tutti le corsa a vedere questa cosa strana. E armasson tutti. Lì fuori del pozzo c'era una bigoncia per da bere alle miccia. E grande miracolo, anche lì c'era un'altra luna. Menco chiamò tutti e finì di sfogliere. Era tardi e non c'era da fare tante filuselle. Mentre che quell'altri sfoglievano, lui andò nella stalla a prendere la miccia, perché c'aveva da farla bere nella bigoncia. Intanto la luna fa la sua via e si sposta, e non si spiecchiava più nella bigoncia e nel pozzo. Cioè la luna si era spostata. Si era spostata, è chiaro, no? È facile capirlo, ma no per i matti di Cello, che quando la vidono dentro si incazzonno con Tonio e la sumiccia, perché a dir de loro aveva bevuto la luna e da quanto aveva azzucchiato si era tirata su anche quella dentro al pozzo. Litigonno un po' e andonno a casa senza finire di sfogliere. Non fu una bella serata, se ne accordonno per un diverso tempo. Ecco, insomma, era un'accusa, e questo... E chiaramente si sta parlando di matti di Cello, quindi... Sì, vabbè. E Tonio era chiaramente... Era fatto per la luna, insomma. Fatto per la luna, quindi... Allora, le storielle di matti di Cello ce ne sono tante, quindi la prossima si guarderà di raccontare quando seminavano laghi. Ah, perché, ecco, sì, quella mi piace, l'ho vista e... Sì, ecco, quelle quando... perché loro ne hanno fatte tante, per dire, quindi ecco... E ne erano tanto vispe, a dire la verità, però sai, loro panini vivevano giù. Senti, a piedi del proprio mani. Queste storielline erano quelle che si raccontavano un po' appunto anche nei campi per passare il tempo, insomma, per... Sì, c'è proprio una... Perché insomma il tablet non c'era, quindi... Nei dintorni di Castiglion Fibocchi, di San Giustino Valdarno, insomma, diciamo nell'Alto Valdarno, c'è questa cultura appunto della lingua e delle storielle di Cello Viscardo, perché è un paesino proprio ai piedi della montagna, lì erano tutti montanari, lì mangiavano tutto l'anno le castagne, c'avevano, per dire, poche volte erano quelle che andavano alla città. E quindi ecco, ce ne sono tante di queste storielle, quindi credo che c'è anche una raccolta in qualche libro, che non sono riuscito a trovarlo. E quindi ecco. Senti, però... chiudiamo la puntata risuonando la campana, così magari non i matti di Cello, ma quelli di oggi capiscono che insomma bisogna stare parecchio svegli al mondo d'oggi. Quindi noi con il suono della campana vi diamo appuntamento
Senti, ora un giorno andremo a vedere Agello, se sono sempre così. Ecco, va bene. Va bene. Diamoci questo obiettivo. Alla prossima. Ciao.